Ricevette su suo invito un gruppo di ebrei fascisti. Molti ebrei avevano salutato con favore il fascismo come la rinascita del risorgimento che nel secolo precedente aveva portato all'unità d'Italia e liberato gli ebrei dai ghetti. Quel giorno il capo della delegazione era Ettore Ovazza, facoltoso banchiere torinese. Ovazza racconta con gioia quell'esperienza nel suo diario. Ci accoglie affabilmente con un fine sorriso. È sereno, come si fosse seduto allora allo scrittoio. Ci fa cenno di avanzare. È la prima volta che posso vedere da vicino il volto del duce. Ettore, insieme ai due fratelli, aveva combattuto nella prima guerra mondiale e successivamente aveva aderito al partito fascista di nuova fondazione. Si era poi arruolato nella milizia delle camicie nere e aveva partecipato con entusiasmo alle loro violente aggressioni contro i socialisti. Incontrare il duce era per Ettore il coronamento di un sogno. Alla mia affermazione di incrollabile fedeltà alla patria degli israeliti italiani, Sua Eccellenza Mussolini mi fissa nel volto e mi dice, con una voce che mi scende fino in fondo al cuore, un grido che viene dal cuore. Non ne ho mai dubitato. In gamba! Grazie. Ettore fu sopraffatto da un'ondata di emozioni. In seguito Mussolini farà finta di non vedere quando i nazisti... Il banchiere ebreo Ettore Ovazza era preoccupato che questa potesse essere una svolta tragica per gli ebrei italiani. Ma con grande sollievo di Ettore, Mussolini sminuiva le teorie di Hitler sulla razza. Proclamò: «Io non crederò che si possa provare biologicamente che una razza sia più o meno pura». Ma nel 1934, quando due ebrei torinesi furono sorpresi nel tentativo di introdurre in Italia scritti antifascisti, alcuni giornali parlarono di complotto giudaico antifascista. Questo gettò Ettore nel panico perché temeva un ritorno alle persecuzioni contro gli ebrei. Fondò quindi un giornale per provare che gli ebrei erano favorevoli al fascismo. Siamo dei soldati, siamo dei fascisti. Ettore Ovazza, l'orgoglioso patriota, veterano della guerra e fascista devoto, scrisse personalmente un appello al duce. Scrivo male perché la mano mi trema. È la fine di una realtà, quella di sentirci una cosa sola col popolo italiano. Quanti dal 1919 vi hanno seguito con amore fino ad oggi, attraverso i fasci, le lotte, le guerre, vivendo della vostra vita? Oggi tutto questo è finito. È stato un sogno che ci ha cullato. Sì, ma teniamo duro poi. I primi editti di Mussolini operavano una distinzione tra gli ebrei. Agli ebrei fascisti di lunga data come Ovazza e ai veterani decorati veniva infatti consentito di conservare il proprio lavoro e la propria attività. Gli uomini della Gestapo dissero a Ettore che Riccardo era stato arrestato con l'accusa di contrabbando di valuta estera. Ettore dovette anche pagare il conto dei tedeschi. Tra le prime vittime dell'occupazione tedesca dell'Italia ci fu proprio uno dei più devoti aderenti al fascismo. Ettore fu uno dei primi, ma altre migliaia lo avrebbero seguito.